Io sono molto grato al colonnello Anania dell'Arma, che è l'organizzatore di questa manifestazione, anche perché mio padre aveva una particolare simpatia per l'Arma, avendo indossato un paio di volte la divisa. Questo è uno dei film che lui ha fatto, è un film di Carlo Lizzani del 61, che era Il carabiniere a cavallo. Questo sono io, questo è mio padre e questa è mia sorella. È stata la retrospettiva in onore di Nino Manfredi a 100 anni dalla sua nascita, Uno Nessuno 100.000 Nino in divisa, ad inaugurare l'International Police World Art Festival e il 25esimo premio Apoxiomeno. Ce l'abbiamo fatta, è tanto per vedere, sai, dopo bisognerà fargli un vestito come si deve. Vieni Nini, vieni, su, mettiti lì, vediamo come stai. Fammiti vedere. Ti piace? Non è bellissimo, ma è simpatico. A Monte San Savino è così arrivato il grande cinema per l'unico riconoscimento al mondo dato a personaggi dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo che con la loro opera hanno narrato le vite e le storie degli uomini in divisa. Si può dire che questo è l'anno zero di questa nostra manifestazione e da qui al 19 settembre avremo illustri personaggi del mondo della cultura internazionale che ci faranno visita. Quest'anno poi abbiamo voluto impreziosire con questa mostra l'evento e abbiamo avuto il patrocinio di tutte le polizie d'Italia e internazionali e soprattutto dal Dipartimento dell'Amministrazione di Polizia Penitenziaria, dal dottor Petralia, che ci ha permesso di poter mettere in mostra il calendario della Polizia Penitenziaria del 2021. E qui abbiamo il direttore del carcere di Arezzo, che naturalmente oggi ha voluto essere presente perché abbiamo raccontato quello che questi grandi poliziotti, oserei dire, fanno quotidianamente con molto sacrificio. Presente a Monte San Savino anche Luca Manfredi, figlio dell'artista, che al Teatro Verdi di Monte San Savino ha presentato al pubblico il libro Un friccico nel cuore, edito da Rai Libri e scritto in occasione del centenario della nascita del padre. Grazie mille, grazie per questo riconoscimento. Il 25esimo International Police Awards Festival. Grazie ai colonnelli.